una sorpresa per voi, in esclusiva la sacca della GMG. I giovani che parteciperanno alla GMG, ecco qua da Palestrina, andranno da un 150 a 200 giovani. Mi chiamo Andrea, ho 20 anni e faccio parte della diocesi di Palestrina. In preparazione alla GMG di Madrid io partecipo a degli incontri sia di formazione che spirituali, dove ci prepariamo appunto attraverso la preghiera e anche attraverso proprio la preparazione, conoscenza di cosa faremo e cosa non faremo. La sacca della GMG. Wow! Vediamo! Allora, la prima cosa è il cappello. Bello. Che bello! Poi la bandiera. Stendiamola! Poi il tappeto per dormire la sera della veglia. Io sarò lì con loro, scelgo di stare con loro, di dormire in sacco a pelo, nella tenda, poi noi poi ci divertiamo pure perché avevamo messo lì a Sydney Episcopio, il vescovo riceve da un cartone, no, per fare un po' di baccano e per stare allegri. Ma perché abbiamo bisogno, io ho bisogno di imparare dai ragazzi, di essere messo al corrente di quello che nella loro vita di bello il Signore sta seminando. Mi chiamo Sara, ho 20 anni, vengo da Palestrina e faccio parte della parrocchia della Cattedrale di Santa Caterina. E ho deciso di partecipare alla GMG di Madrid principalmente perché la scorsa GMG a Sydney è stata una bellissima esperienza e vorrei ripeterla un'altra volta, anche più volte, se è possibile. Questa la chiamano la stoffa della creatività. E come funziona? Che ci fareste voi? Io ci farei una bandana. Io un picnic. Io un top e un pareo. E io una bella camicia e un paio di bermuda. E io una tenda. Abbiamo pensato a due proposte da fare per partecipare meglio alla GMG. Una che riguarda la settimana stretta della GMG, quindi tutto il programma generale che il Comitato di Madrid ha proposto, e l'altra proposta un po' più lunga, dal 9 al 23 agosto, che riguarda il gemellaggio con una delle diocesi spagnole. Palestrina è gemellata con la diocesi di Teruel Albarracín. Ho deciso di partecipare alla GMG di Madrid perché, oltre al fatto che vi ho già partecipato nel 2005 alla GMG appunto di Colonia, soprattutto per il fatto che dopo quell'esperienza già avuta mi sono trovato bene, mi è rimasta nel cuore e quindi, non avendo potuto partecipare a quella di Sydney, non vedevo l'ora di partecipare a questa prossima, che era più vicina, più diciamo abbordabile. E infine il pezzo forte, il rosario, 5 colori, 5 continenti. Bene, ci sta bene, ragazzi, un po', dai. La preparazione alla giornata mondiale della gioventù deve essere capace di colorare tutte queste iniziative che già ci sono e aiutare a fare un po' di convergenza, di orientamento sull'obiettivo. L'obiettivo, secondo me, principale è quello di fare comunione tra i vari giovani della diocesi. Abbiamo iniziato facendo degli incontri organizzativi, poi più spiritualmente, diciamo, partecipando all'Elexio, e si sta organizzando in diocesi anche un Family Fest, che sarà praticamente una specie di festival dedicato alle famiglie, a cui però i giovani parteciperanno più in stile GMG, cioè ci sarà una veglia tutti insieme, si dormirà su un prato e poi la mattina dopo, di domenica, ci sarà la messa con tutte le famiglie celebrata dal vescovo. Io vorrei dire a tutti i ragazzi che ascoltano che partecipare a una giornata mondiale della gioventù è una esperienza necessaria. Lì, assieme agli altri, si sperimenta che c'è un Gesù che ci vuole bene, che ci sta cercando, lo incontriamo perché il volto dei nostri amici ce lo fa incontrare. Tanto più che poi incontriamo il Santo Padre, incontriamo i nostri vescovi, la Chiesa. Sarà una GMG, quella di Madrid, che inverte una tendenza e in positivo farà in maniera che i giovani amino di più la Chiesa e la trovino una casa abitabile e felice. Allora facciamo la nostra canzone preferita, no? Ok. Emanuele, Emanuele, Emanuele,
sarà una GMG festa della fede. Sarà una GMG piena di esperienze e di incontri. Sarà una GMG piena di incontri e sicuramente divertente.